aperto, che può fare delle presentazioni, che è tutto quello che vuoi, ciao ragazzi, ciao. Allora, siamo a Milano Auto Classica 2020, primo giorno. Devo dire che l'affluenza è simile a quella dello scorso anno. Il venerdì c'è sempre meno gente, mentre invece poi la domenica si inizia, sabato e domenica si macina di più. Max, Isaia Grandi, sto facendo il video, straghetta, venite qua, è Isaia Di Battista, cucciolo, ciao, grande, ci sono tutti alla polizia, grande, ciao cucciolo, dai dai vieni qui, dai dai che non sono malato, grande Isaia, ciao Max, come stai, grande, oh, in diretta nel video, grandi, lui è bene. Va bene, vedo che avevi un nome particolare anche te. Ma la tua maglia? C'è sotto la police. Grande, va bene, grande. Isaia CDC, bravissimo. Max, è in ripresa. Io poi lo pubblico. State qua, non vi muovete. Allora, qua ci sono un po' di ragazzi che sono dentro anche la chat Telegram, amici, insomma, del Bruce Garage. Sentiamo dalla viva voce di chi paga il biglietto e ha esperienza queste prime sensazioni su Milano Auto Classic. Presentati. Prezzi alti. Sergio Urso. Grande. Prezzi un po' troppo alti, richieste, gente un po' che ci prova. Però macchine che non vedi da altre parti se non qui. Primo commento. Ciao, sono Fra. Alza la voce, Fra. Dai, sono Fra. Come va? La 1 l'abbiamo portata a casa? No, ancora no, da portare a casa. Ok, come ti sembra? Per farsi sei un c'ero, giro, vai, dì la verità, no, siamo qua. Per farsi un giro va bene, però chi deve acquistare non ne vale la pena. Cioè, boh, dipende, è difficile trovare occasioni, secondo me. È il trend un po' che si vede da qualche anno a questa parte. Salvatore! Ciao. Dalla Svizzera è venuto per salutarci, per vedere le macchine, mica è venuto dalla Svizzera per me, è venuto per vedere le macchine. Soprattutto per voi. Grande. Come ti è sembrato questo primo approccio in fiera? Belle macchinine, un po' carucce, pure per me, però niente, begli oggetti. Begli oggetti. Enzino Nasti, mio amico, ciao, ormai ragazzi. Da una vita. È un anno che ci siamo incontrati qua, un io anno te ormai. Bravo, esattamente. È un anno, stiamo mangiando, per quello siamo senza... Anzi, io sto bevendo, lui sta mangiando, lui sta bevendo. Lui... Enzo, cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Te che sei un abitué, sei qua tutti gli anni. Allora, io vengo qua tutti gli anni. I prezzi non li guardo perché tanto non devo comprare. Ah? Quindi io guardo le macchine. Sì. Sto bene. Perché vedo macchine belle. Se guardi i prezzi da 1 a 10 quando ti girano le balle? No, non li guardo. Ma li guarda neanche, lui non li guarda, così gli girano le balle. No, dovrò comprare un riguardo. Senti, dov'è Danielone ADV? Nesten si è andato via perché... Maxi, sai, bene, state qua, non vi muovete. State qua. Allora, volevo chiedere anche a Danielone, Danielone ADV, cosa ne pensava. Eccolo lì, Danielone, adesso andiamo a rompere i coglioni, va. Danielone, Danielone, io sto bevendo. Sta prendendo il caffè. Ah, noi abbiamo il caffè da bere, 3 caffè, è vero. Adesso le vado da berli. Cosa ne pensi di questa fiera? Primo ingresso. Come primo giorno va bene, domani torno, però. Sensazioni? Calma. Com'è il trend? Com'è? Sensazioni c'è in giro roba interessante. Cercavo qualcosa di un attimino meno lussuoso. Sì. Un pochino più. Però girando tante belle macchine, ragazzi. Bene, bene. Andiamo a sentire il Neskens. Guardate, qui vedete, guardate lì una Aston Martin su base Toyota IQ. Danielone Camorali, siamo arrivati al momento del caffè, è John Neskens, Enrico. C'è il caffè anche per te. Adesso grazie. Però io sto bevendo la birra. Allora, come siamo messi? Prime sensazioni qua dalla fiera? Molto bello. Belle macchine, prezzi alti. Vabbè, è quello, ormai siamo abituati. Speriamo che poi dopo... Io la prima volta che vengo qui, bellissime macchine. A te prima volta? Io prima volta, bellissime ciao, macchine. Ciao Isaia, grande! Da andare fuori di testa, ma quei prezzi non ci siamo, diciamo. E sono prezzi da stranieri o sono prezzi da esposizione, che poi magari uno può trattare anche nell'ordine del 20-30%? Potrebbe essere. Io ho assistito nel tempo a trattative che
sulla base di richieste importanti, poi venivano concluse con sconti importanti rispetto alla base iniziale. E il primo giorno vediamo che cosa succede. I pezzi interessanti non li regala nessuno perché arrivano dall'estero e se li comprano, ma le cose normali a prezzi folli è un po' l'ora anche di vederle diciamo sparire dalle fiere, perché fanno incazzare e fanno perdere tempo alla gente. Quindi vediamo un po' come sarà il proseguo. State connessi, un altro video più tardi, e poi più avanti insomma faremo un report, diciamo sabato, un report domenica, per vedere che cosa hanno venduto, se hanno venduto, come sta andando sta fiera. Ragazzi, mi raccomando, state connessi, buona passione a tutti, ci vediamo dopo. Ciao 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 da Milano Autoclassica.